Il mio ricordo va al 1973, era una sera d'inverno. Io, mia madre e mia moglie Leonella Lelli venivamo da Pitigliano per dirigersi verso Manciano. A 1 chilometro dal ponte della Fiora di Pitigliano abbiamo visto un disco, forse non so, era un disco volante, non so che dire. Allora ho iniziato a lampeggiare con i fari della macchina e questo disco si avvicinava sempre di più. Mia madre, impaurita, incominciò a strillare: Sante, Sante, smettila, smettila, vai via da qui, ho paura, ho tanta paura. Allora io ho spento la macchina e questo fascio di luce rotonda si è allontanato, è andato via. Poi ho riacceso la macchina e siamo ripartiti. Oltrepassato il ponte della Fiora, mi sono fermato di nuovo e io e Leonella siamo scesi dalla macchina e in cielo abbiamo visto due dischi che si sono uniti e volatizzati nel cielo, non c'era più nulla. Questo è un ricordo che mi è rimasto sempre nella mente.